Se uso il piccone il video finisce e ci sto. Bella ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno del negozio oggetti, nella sezione supporto un creatore, inserite il codice Fortu, poi accettate, da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto. Grazie a tutti quelli che lo faranno. Allora ragazzi, mi sa che qua ci tocca andare a Raideru. Lazy Lake già ci sono andato in qualche altra sfida. Slurpy non è il caso, perché se non posso picconare non ha senso. Perché ragazzi, la sfida di oggi, scusate se non l'ho detta prima, se picconiamo il video finisce, se utilizziamo il piccone il video finisce, non so come scriverò nel titolo, poi vedremo. È una sfida ragazzi molto difficile, già l'ho tentata e ho perso. Una perché ho perso proprio il game in ending tra l'altro, e un'altra invece perché ho picconato sempre verso l'ending ragazzi, mamma mia, non so come andrà. Questo invece è l'obiettivo. Cioè, se piccono ve lo faccio vedere, faccio l'effetto figo e amen. Però, wow, veramente una sfida complicata. Cioè, io già qui mi ero lendato sopra sul tetto come se volessi picconare. Già stavo facendo una stupidaggine, per esempio. Il problema principale, ragazzi, vi dico subito qual è quello di non poter ottenere materiali. Perché poi, con un po' di concentrazione, la cosa si fa. Devo dire che fino ad ora non ho perso per mancanza di materiali, ma per stupidità. Questo lo devo ammettere, però. E vediamo ragazzi come ce la caviamo. Io l'unico modo che ho per sfondare i muri è questo. Quindi vi lascio immaginare la situazione precaria in cui mi trovo. Che grazie. Io per ora c'ho 150 muri. Cioè 15 muri quindi. Guarda com'è felice lui a utilizzare il piccone. Mamma mia che brutta mira che ha avuto. Dai dai. No, ragazzi, devo cercare di fare un giusto risparmio di materiali, perché altrimenti io finisco male. Vabbè. Poi giustamente. Ah. Morto. Fortunatamente questo tipo non sapeva giocare, perché avesse saputo giocare sarei probabilmente morto. Ok. Materiali. C'era un cecchino, tra l'altro, che ci stava sparando, tutto nella norma, non ci frega, vai. 50 muri, cioè 50 di materiale. Allora, qua dobbiamo fare qualche acrobazia, ragazzi. Nulla che non sappiamo, nulla di impossibile. Aspettate, stare attenti a non utilizzare il piccone. Perché, ragazzi, è più difficile di quanto possiate pensare. Veramente, per chi gioca da tanto a Fortnite, prendere il piccone per qualunque cosa. Ragazzi, ma non potete capire quanto è spontaneo. Veramente, è qualcosa di inquietante. Poi, qua, vabbè, devo. Praticamente i proiettili piccoli ci valgono come picconate che possiamo dare. Almeno per sfondare i muri, ragazzi, perché non potete veramente capire quanto è difficile. Io vi proporrei di almeno provarla per capire il mio struggle, perché è veramente tanto. Specialmente, ragazzi, tactical shotgun che è sempre buggato. Il tactical shotgun non si vede, non si capisce perché. Specialmente ragazzi, perché quando per esempio build fight ti viene spontaneo prendere un muro, come diciamo picconando e poi insomma mettendo il muro. Invece io qui devo sparare per farlo. E fidatevi, non è scontato quanto sembra. Ok, provato a spararmi. E ora il colpo ce l'ha carico in canna. Mi sta ancora mirando. Mi può mirare, mi può sparare. Ah, tryhardi, che noia che sei. E dai, cadi. Dai, sei un bersaglio easy se si ragiona. No, Fortu the gamer, per piacere. Non essere stupido, che questo che stai facendo è veramente troppo stupido. No, ragazzi, mamma mia, ragazzi, se perdevo non capite come stavo per... Cioè, veramente, credo che sbroccavo di brutto. Cioè questo non c'aveva materiali. Dai, ma li ha sprecati tutti. Ma invece di costruire ti facevi eliminare prima e mi davi i materiali. Dude, why did you do that, man? Sfondati.
c'è sta niente, niente, niente. Dammi sto legno. Ci sono da guadagnare in qualche modo. Subire danno, please. Please. Ci è andata bene, ragazzi, vedo. Ok. Prima però mi sono fatto fare un danno veramente inutile da quel tipo, ragazzi. Se avessi azzeccato quelle pompate avrei evitato un sacco di spreco di cure. Mate, guardate come stavo mettendo già in mano i picconi. Guardate, guardate come stavo rovinando il game. Ok. Panico. Questo aveva un po' di materiali. Almeno Gisù, spararmi. Ok. Dai. Dai, lo so che mi vedi, lo so che mi stai guardando. Ok, mi conviene pushare? No, non mi conviene, perché tanto io sto in safe. Non mi conviene farlo, perché io poi non posso recuperare i materiali. Io le persone le devo eliminare per farle entrare, cioè, capito, per pigliare materiali. Io se lo elimino, i materiali di questo mi servono. Oh! Fre! No, 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 no. Not stonks! Not stonks! Guarda che bel diversivo che ho utilizzato. Guarda che bel diversivo. Sto lurido. Ho utilizzato un diversivo proprio bello. Ma guarda che non funziona, eh. Guarda che sparate e sparo. Tiè, tiè. Belle. Due là sopra, uno con la barca e uno qua davanti. C'ho la lobby qua, c'ho. Che fastidio. Sto pure fuori safe. Vabbè, GG per me. Veramente GG. Proprio easy. Cioè io c'ho gente dietro che si sta sparando con uno scar, no? E devo mettermi a pensare al tipo che sta fuori safe per pigliarmi i suoi materiali. Cioè ma veramente, raga. Dai, fra, ma perché questa cosa? Dai, ma seriamente, ma come fai a essere ancora vivo? Dai, dammi i tuoi materiali, che altro c'avevi? Niente. C'avevi questo? Quanti ne sono? Tre. Vabbè, c'è il lopper, ok. Andiamo, andiamo, ragazzi, via, via, via. Uno di questi forse devo farmelo, raga, lo sapete? Forse uno me lo devo fare. Non lo so, sono indeciso, vabbè. Ma guardate che questo non c'aveva tanti materiali. Se riuscissi a far cadere questo tipo, no, mi ha visto, quindi il mio piano malefico si è assolutamente annullato. Se sta ancora, che sta a fa? Mamma mia. No, non devo fermarmi. No, i materiali, non ho niente materiali, non mi servono. Via, 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 panico, panico, panico. Sono nel panico più assoluto. Voi non potete capire cosa mi sta succedendo. Aiuto. Ok, ok. Non mi utilizzate il piccone. No, non utilizzate il piccone. Sono con lo scar. No, sto uno con l'AUG, sto uno con l'AUG. Vabbè, sì, a fightare là sopra. Uno con l'AUG, certo, certo. Cioè non posso sprecare materiali, ragazzi, per coprirmi, capite? Cioè io già che fighto. E cioè sai per me. Madonna.
Uno l'ho ammazzato. Ma l'altro, ragazzi, mi ha massacrato. Massacrato. Questo, se c'è un fucile a pompa forte, io sono morto. No, ragazzi, io non so che arma mi ha colpito, ma questo mi ha fatto un buco. Chiamatemi pazzo, ma io con 40 di vita non vado a fightare. Sì, sì, levami quanto vuoi, sicuramente ci vado in positivo tanto. Ma quello è rimasto in safe, che ha fatto? Sì, è morto nella tempesta, ok. Madonnina cara. Sei calmo, non ti cazzo? Ok, ma mi sono incazzato io, Ok, lancia razzi, va bene, lo apprezzo. Costruisci. Cadi. Non mi sparare, grazie. Sto fightando un attimo io sto tipo. Smettila di spararmi, sei fastidioso. No. Permesso? Ah. Le strutture sono sue. Che panico. Ok. Oh raga, sta andando, devo stare solo attento. Quanti materiali ho? Me ne servono altri. Non posso andare con 1100 a fightare l'ultimo. Oh, sta lì, vabbè, ciao. Wow, utile. Se modifica mi fa male. Non ha modificato come avrebbe dovuto, meno male. Sì, vuole andare in safe. Ok, l'abbiamo capito questo. Sta sotto, si vuole coprire. Sta andando in safe. Ma perché? Perché si fa questa cosa, fra? Ok, è stato ottimo. Io non so quanti materiali ha, ragazzi. Io quindi non so se il mio tryhard è ha senso. Capite? Ho messo una trappola. Mica ho utilizzato materiali, no? Cioè, mica ho utilizzato piccone, no? Morto. Cioè, sei morto. Semplice. Easy, dude. Sei morto. Let's fucking go, ragazzi. Una partita senza piccone. Troppo forti, mi raccomando. Iscrivetevi al canale se non siete già iscritti per non perdervi partite di questo tipo.